Mai come in questo caso crediamo si possa parlare di vera ed autentica mannaia del giudice sportivo addirittura 13 gli anni di squalifica combinati oggi da Enrico Zoino a 5 calciatori tra prime squadre e settore giovanile 5 anni di squalifica per il 15 tesserato per la formazione allievi della Turris che venerdì scorso ha rifilato un clamoroso calcio al volto di un coetaneo della Borgonovese spedito all'ospedale dove gli sono stati assegnati 30 giorni di prognosi. Due anni invece per per un ulteriore giovane giocatore nero-azzurro, anch'egli coinvolto nella spaventosa colluttazione alla quale purtroppo risulta aver preso parte anche il tecnico della storica squadra cittadina. L'allenatore Mattia Pignatelli è stato infatti fermato fino al 29 novembre 2015 per aver insultato un calciatore avversario ed aver rivolto espressioni offensive al direttore di gara. Dopodiché si apre il capitolo relativo a primogenita Gerbido Sipa di domenica scorsa del campionato di Terza Categoria. In questo caso, dopo l'espulsione, Lorenzo Bruschi avrebbe rifilato una testata all'arbitro e per questo la giacchetta nera ha optato per lo stop anticipato al match. A questo punto, sempre da quanto si legge dai comunicati ufficiali, sarebbe scattato un accerchiamento da parte di altri calciatori che non si sarebbero però limitati alle semplici proteste. I colpi proibiti sono valsi due anni di squalificazione. Qualifica ciascuno a Francesco e Michele Olmi, oltre a Lorenzo Bruschi, e alla sconfitta a tavolino della primogenita per 3-0. Si chiude così, nella maniera più ovvia, una settimana nerissima non solo per il calcio ma per l'intero sport piacentino.